E allora, eccoci nuovamente qui. È il momento nuovamente di alzare la testa. Dobbiamo nuovamente rialzare la testa. Dobbiamo rialzare la testa da soli, perché abbiamo capito che insieme agli altri non possiamo rialzare la testa. Quindi dobbiamo rialzare la testa da soli, dobbiamo essere uniti tutti stavolta, le palestre, le associazioni, dobbiamo essere uniti. Stamattina cos'è successo, Daniele? Stamattina siamo nuovamente andati in questura, un'iniziativa esclusivamente popolare. Non vogliamo né politici né istituzioni. Politici in carica, potete tranquillamente andare via, potete tranquillamente non esserci, non ci interessa. Le istituzioni non ci interessano, non vogliamo essere presi per il culo da nessuno. E allora a questo punto vogliamo esclusivamente i cittadini che parlano, che possono intervenire. Mercoledì pomeriggio. Aspetta Dani, mercoledì pomeriggio abbiamo organizzato oggi due importanti eventi. Allora il primo è mercoledì pomeriggio, perché noi ci prendiamo la responsabilità di quello che facciamo. È mercoledì pomeriggio alle ore 18 a Piazza 30, Cheroli. 18:30 a Piazza Cheroli. Ma che Cheroli. Cos'è questo a Piazza Cheroli? Spieghiamolo. A Piazza Cheroli, proprio perché stiamo organizzando per venerdì questa manifestazione popolare direttamente a Piazza Municipio, esatto, dalle 18 in poi, cioè quando chiudono tutti quanti i locali e devono chiudere l'attività. E noi a Piazza Cheroli mercoledì pomeriggio prenderemo soltanto le adesioni di chi vorrà intervenire quel giorno, di chi vorrà essere presente e poter dire la sua. Per questo non vogliamo né politici né cittadini. Ecco, dobbiamo sviluppare dei punti, dobbiamo essere tutti uniti. Non possiamo fare la politica, tra virgolette, perché non siamo politici, non possiamo fare l'organizzazione di frego il compagno, oppure io scendo a manifestare senza manifestazione, senza autorizzazione alla questura, anche perché l'unica manifestazione autorizzata legalmente è la nostra, ok? Non venerdì, ce ne sono altre. Alle ore 18 a Piazza Municipio. Smettiamola, cerchiamo di alzare la testa. Questa volta dobbiamo essere in tanti. Vogliamo gli amici della palestra, che già li abbiamo contattati. Perfetto. Gli amici barman li abbiamo già contattati. Gli amici pizzaioli li abbiamo contattati. I ristoratori, venite tutti quanti in massa. Cittadini stanchi di questi soprusi, basta, del nostro governo, venite tutti quanti in massa. Se volete intervenite, se volete dire la vostra. No, la nostra, allora la nostra. Dateci liberamente, appunto, il vostro contatto, contattate me. Contattateci direttamente in privato. Venite mercoledì e date la vostra adesione che volete intervenire, esatto, alla manifestazione di venerdì. Saremo ben felici di farvi intervenire, in modo tale che possiamo dare anche un calendario noi dei vari interventi. Noi vogliamo fare parlare i cittadini, vogliamo fare parlare il popolo, non vogliamo fare parlare altre persone che non sono nella nostra stessa situazione. Non ci interessa nessuno, vi preghiamo, dobbiamo dare massima diffusione. Attenzione alle iniziative che stanno nascendo in città in maniera libera e spontanea, perché se non sono autorizzate si rischiano delle denunce. Infatti, quindi evitiamo di essere denunciati per poter protestare. La protesta deve essere chiaramente libera di tutti quanti noi, appunto, ma dobbiamo farlo nelle regole e nel rispetto delle regole. Noi dobbiamo comunque mantenere questo distanziamento sociale, ma questo non ci vieta, non ci limiterà di poter fare la nostra protesta, finalmente, e di poter intervenire. Catania l'ha fatto, Palermo l'ha fatto, dimostriamo veramente che Messina non è una città babba, non siamo tutti quanti buddaci soltanto bravi a parlare, appunto, su Facebook. Anche perché la responsabilità comunque fino a oggi ce la siamo presi lui per primo l'altra volta, e poi ce la siamo prese oggi, ce la siamo presi io e lui. E io non sono di nessun partito politico, ve lo posso garantire. Ho amici di destra, ho amici di sinistra, qua deve essere un unico obiettivo. L'obiettivo comune è scendere e capire cosa dobbiamo fare, come vogliamo reagire a questa ognuno situazione. Ognuno deve rappresentare la propria categoria di lavoro, ognuno deve rappresentare se stesso, infatti, la propria libertà. Non facciamoci più calpestare i nostri diritti, ci stanno calpestando i nostri diritti. Messina, ci dobbiamo svegliare, svegliamoci, aiutate, condividete questo video, diffondiamo questa notizia. Venerdì alle ore 18, tutti a Piazza Municipio, non ci sono altre manifestazioni. Infatti, gli amici della palestra, li abbiamo già contattati, quelli che stamattina allora hanno organizzato, ci saranno. Invece, dato che siete in diretta, siamo in diretta,
ci interessa invece i rappresentanti delle scuole di danza, perché un rappresentante delle palestre l'abbiamo già trovato, però ci interessano anche le scuole di danza. Quindi se qualcuno ci sta guardando, Daniele, dobbiamo invitare queste persone, tutte queste persone, ogni dei rappresentanti categoria, di pizzerie, albergatori, B&B e i centri estetici che sono stati anche loro schiacciati da questo centri sistema. Centri estetici, estetiste, ognuno di voi avrà la libertà di poter rappresentare i problemi della vostra categoria. Okay, smettiamola di restare dietro un telefono, smettiamola di protestare solo esclusivamente dietro un telefono. Iniziamo realmente una battaglia, facciamo sentire che Messina c'è. Io oggi, proprio oggi, qui in un bar del centro della città ho visto piangere una ragazza che giustamente il proprietario del bar gli ha dovuto dire: mi dispiace, ma chiaramente adesso non potrò più mantenere la tua posizione, probabilmente dovrò andare un momento in cassa integrazione. Quella ragazza stava piangendo, perché svegliamoci, non era più sicura di stanno quello, distruggendo di cosa si la nostra economia. Smettiamola, dobbiamo svegliarci, alziamo veramente la testa. Allora io vorrei fare un appello anche ai miei amici animatori, perché io faccio parte della categoria degli animatori, gente dello spettacolo, teatri, ballerini. Vi faccio un appello, ragazzi, contattatemi in privato, fatevi sentire, dobbiamo essere uniti in questa cosa, dobbiamo cercare di raggiungere finalmente un obiettivo comune, non stiamo perdendo tempo non qui. Facciamo iniziative sparse, non facciamo manifestazioni a destra o a sinistra, esatto. Una c'è, oggi siamo stati in questura qui, d'accordo, va bene, la ci siamo fatti regolarizzare, ci vogliamo fatti regolarizzare, l'unica manifestazione che oggi c'è, facciamo le cose in regola. Capisco quello che magari qualcuno vorrebbe emulare, quello che sta succedendo a Napoli, facciamolo, esatto, ma nel rispetto delle regole, facciamole, nessuno ce lo sta vietando, saremo tutti quanti a Piazza Municipio, esatto, ognuno di noi avrà la possibilità di parlare, l'importante è soltanto saperlo, contattateci e fateci sapere chi vuole veramente intervenire, chi vuole rappresentare il proprio settore, chi vuole ma rappresentare la propria professione. IVA, le partite IVA e le associazioni, è un'unica manifestazione, venerdì, dovete essere tutti presenti, tutti stavolta, imprenditori, non c'è qua, e cittadini, ecco, venite, perfetto, anche i cittadini venire, stanchi di questi soprusi, esatto, venite, condividete il video, diffondete questa notizia, venerdì ore 18, Piazza Municipio, non vogliamo politici autorizzati, tra virgolette, e ci siamo capiti. Ciao ragazzi, né politici né istituzioni, soltanto cittadini, solo cittadini, diffondiamo solo popolo, il video venerdì e gente alle ore 11 che si rompe quel cosiddetto a lavorare, ci saranno, okay? I tanti amici, contattateci e diteci che volete contattateci intervenire, contattateci in privato, contattateci. Ciao.